Regà, quest'oggi siamo tornati su Marvel Snap con un video che non vedevo l'ora di fare. Io, regà, è da settimane che sto accumulando roba. Come vedete, l'ultima volta che ho preso una carta è stata a livello collezione 278 e ora sono al 756. Infatti è una valanga di roba da prendere. Tra casse e carte dovrebbero essere, anzi in realtà era scritto qua, sono 51 oggetti. Infatti credo di essere entrato anche in un nuovo tipo di collezione, la Pool 3 dovrebbe chiamarsi. Poi non sono molto pratico anche perché sono indietro, però vedete che ho anche un sacco di depositi, veramente un sacco di roba. Più tra l'altro anche nel pass tutti questi altri depositi. Forse è uno degli spacchettamenti più grandi in Italia, non lo so. Fatto sta che mi raccomando, fate da subito un bel like, iscrizione con campanellina se siete nuovi, e mi raccomando commentate anche, scrivete quello che volete, giusto per creare un po' di interazione e magari anche per far andare il video meglio, che non sarebbe male, visto che per farlo insomma ci ho messo un po' di tempo. Io intanto volevo andare a prendere questa variante misteriosa, che vediamo un po' se ci dà qualcosa di nuovo. Ok, beh, che sbocco, Shocker, Pix. Poi tutte quelle pixel sono orribili, ma ok. Comunque non manca tanto, è infinito. Ormai la season è finita, vediamo prossima volta anche con le nuove carte che sbloccherò oggi, se per assurdo gliela si fa. Allora, tra l'altro, se facciamo in tempo, vorrei fare anche una partita con voi per farvi vedere il mio deck, che nonostante mi mancassero una valanga di carte, sono arrivato abbastanza alto, quindi non è male. Qua sarebbe carino magari trovare, posso anche trovare delle varianti, infatti. Sì, almeno una variante me la vuoi dare? No, solamente crediti o oro, potenziatori, magari un po' più di oro non sarebbe male a sto punto. Ok, 100 di oro, dai, let's go. Potenziatori, poi ai crediti ancora. Quanti ne marrà? Ne mancano, credo, pochi. Infatti soltanto 2. E ultimo con 100 crediti, che sbocco. Ma ora iniziamo a fare sul serio. Finalmente la mia prima carta nuova dopo un bel po' di tempo, ed è la bellezza di Uomo Ghiaccio. Ok, l'ho già avuta contro diverse volte. Ha una carta a caso nella mano avversaria, il costo aumenta di 1. Ci può stare, una carta un po' scomoda da avere contro. Poi abbiamo anche questo, ok, t'ho vista contro un sacco di volte. Più uno forza tutte le carte nel tuo mazzo, non è male considerando che è un 2-2 e appunto anche un effetto molto buono. Poi altra carta misteriosa, ovvero Warpath. Più 4 forza se possiede almeno un campo vuoto. Diventerebbe un 4-9 nel caso, quindi anche questa non è male da usare su un deck dove bisogna piazzare poco. Ok, anche Rino alla scoperta, il campo dove è piazzato lo manda in rovina e in certi casi può essere molto utile. Carta misteriosa con... oh, Sunspot, anche questa è una carta che volevo. Ogni turno se avanza dell'energia, quell'energia viene convertita in più uno forza, molto utile in certi deck. Altra carta, Swarm, ok. Tutte carte che comunque mi sono trovato contro un sacco di volte. Quando viene scartata aggiunge 2 copie di questa carta col costo 0 e non è male nei deck discard. Poi altra carta, Nakia, molto simile alla 2-2 di prima, comunque è un 3-3, più uno forza tutte le carte nella tua mano, che messa in combo a quell'altra, insomma, già è un più 2 a tutte le carte nella mano, potrebbe essere interessante, anche se non l'ho mai vista sta combo, però ci può stare. Oh, anche Storm, ottimo. Alla scoperta in onda al campo, il prossimo turno è l'ultimo nel quale è possibile giocare carte qui. E ovviamente anche questa vista un sacco di volte. Procediamo con... ma questa qua ce l'avevo già, mi sembra. Jubilee, ovvero aggiungi nel campo la prima carta in cima al tuo mazzo. Questa qua è una carta conveniente da usare su dei deck molto costosi. Mi sembrava già di possederla, ma no, c'è solo questa. Procediamo, prossima carta, chissà se vedrò un... ecco, tipo questa... no, questa l'ho già vista invece. Carte mai viste, mi sa che non ne troverò. All'inizio del sesto turno rimuovi tutte le abilità delle carte nella mano del tuo avversario. Questa qua è una carta da usare come counter, non saprei come inserirla in un deck, ma procediamo. Oh, l'Infinauta, molto interessante perché ha ben 20 di forza, però per giocarla non dobbiamo giocare nulla nel turno precedente. Ottimo, ottimo. Procediamo con quest'altra, Agente 13, finalmente. Oh, nel mio deck questa carta sarebbe fondamentale. Il mio deck è basato sul Devil Dinosaur, per farvi capire, quindi questa qua è molto utile, costa soltanto 1. Bene, procediamo con la prossima, Visione. Puoi spostare questa carta ogni turno. Mi sa che recentemente l'hanno anche buffata perché era un 5-7. Comunque, ottimo. Poi, prossima carta per noi. Oh, Shang-Chi, anche sta carta la desideravo troppo. Alla scoperta distrugge in questo campo tutte le carte avversarie di forza uguale o superiore a 9. Ottimo. Immaginatevi col mio deck, col Devil Dinosaur, quante volte me l'hanno ucciso per quella carta. Ma procediamo. Ok, Bucky Burns. Carta interessante perché quando viene distrutta manda in campo lui che ha un 2-6. Poi, altra carta, Fauce d'Ebano. Non puoi giocare questa carta dopo il terzo turno e il suo effetto è che non puoi più giocare carte in questo campo. Altra carta per noi, abbiamo Vulture, Avvoltoio. Più 5 forza quando viene spostata, quindi nei deck basati sullo spostamento. Più 5 ogni volta è tanta roba. Procediamo con Dazzler. Più forza per ogni campo al completo nel tuo lato. Questa carta mi sa che l'avrò vista una volta al massimo, comunque ottimo. Andando avanti,
tante. Ancora carta. Ah, mi sa che questa è l'ultima carta misteriosa. Wong. Effetto continuo. Le tue abilità alla scoperta in questo campo vengono raddoppiate. Bene, adesso iniziano i depositi. Quindi qua possiamo trovare o valute o carte, varianti. Dai, speriamo un po' di fortuna. Distruttore. Mai vista? Alla scoperta distruggi tutte le altre carte in tuo possesso. Oddio, in un deck destroy questa qua può fare la differenza. 6-15, non è male. Poi prossimo deposito con gettoni. Ecco, anche questi gettoni è una roba nuova. Altra carta, orca. Effetto continuo più 5 forza se questa è la tua unica carta in questo campo. Anche questa non è male, volendo. Nel proprio campo, non c'entro con l'avversario, quindi ci sta. Questo agente Coulson, mai vista sta carta. Alla scoperta aggiungi alla tua mano una carta casuale di costo 4 e una di costo 5. Beh, ti devo dire, se qua c'è The Collector in campo, questa è un'ottima carta. E nel mio deck c'è The Collector, quindi potrebbe essere un'idea inserirla. Poi, vabbè, qua niente, andando avanti. Beh, quante carte, che fortuna. Mojo, Mojo, questa l'ho già vista diverse volte. Più 6 forza se entrambi i giocatori possiedono 4 carte in questo campo. Alla fine della fiera diventerebbe un 2-8, non è male, però considerando che andrebbe tendenzialmente giocata all'inizio, l'altro player non tenderà a riempire il campo. Comunque, beh, dipende dai casi. Prossima carta, 100, poi carta deposito, crediti, gettoni. Dai, ci sta. Ok, Daredevil, non è male, è un 2-2, però durante il quinto turno possiamo vedere la mossa dell'avversario prima di effettuare la mia, quindi molto interessante in certi deck. Anzi, in realtà un po' tutte, molto versatile come carta. Derby, alla scoperta aggiungi una carta roccia a entrambi i giocatori in tutti gli altri campi. Questa carta non l'ho mai vista ed effettivamente vista così non mi dice nulla. Comunque, raga, per qualunque consiglio anche su come strutturare dei deck nuovi con queste carte, fatelo sapere nei commenti, che tutti i consigli sono ben accetti. Altra carta che non ho mai visto, Omega Red. Più 4 forza agli altri campi se sei in vantaggio di almeno 10 forza in questo campo. Non male, però è particolare. 10 forza di vantaggio, insomma. Questo è un deposito molto interessante perché possiamo trovare Mirage, Thanos o Master Mold. Io spererei Thanos. Ti prego, bro, dammi Thanos. No, Mirage. Che comunque non è male perché la carta dal costo più basso nella mano del tuo avversario viene copiata nella mia e ottiene anche più 2 forza. Tutto sommato, vi devo dire. Tra l'altro mi sa che c'è un altro di quei depositi dopo. Abbiamo trovato anche Magneto. Sposta su questo campo tutte le carte avversarie di costo 3 e 4. Ok, anche qua avrà la sua combo, che non so quale sia. 200 crediti, poi gettoni del collezionista. Altro deposito, sempre crediti. Andiamo avanti con Shanna, mai vista. Alla scoperta aggiungi in ogni campo una carta casuale di costo 1. A giudicare dalla carta credo che faccia parte dello stesso universo di Khazar e anche la carta è uguale praticamente. Sempre 4-4 e sempre con le carte di costo 1. Ok, ci può stare, anche se non amo quel tipo di deck. Gettoni, ok. Abbiamo Colin Wing. Alla scoperta scarta dalla tua mano la carta dal costo minore. Ok, utile chiaramente nei deck discard. Poi crediti. Siamo verso la fine, riga. Dai, qualche altra cartina, ottimo. Qua abbiamo Lelivelivolo, scioglilingua. Quando scarti questa carta dalla tua mano aggiungi a essa 3 carte casuali. Sempre quindi nei discard, ci può stare come effetto. Questa, ok. Jane Foster, potente Thor. Pesca tutte le carte dal tuo mazzo che costano 0. Se non mi sbaglio c'è Thor che mette nel proprio deck il suo martello che costa 0. Quindi qua ci sarebbe da fare la combo, se non ricordo male ovviamente. Altra carta, Maximus, mai vista. Alla scoperta il tuo avversario pesca 2 carte. Vabbè, l'effetto non ci va a vantaggiare. È comunque un 3-7, quindi ci sta, tanta roba. Andiamo avanti con sempre 100 gettoni. Super Skrull, mai vista. Ottiene l'effetto continuo di tutte le carte avversarie. Tutte le carte avversarie però credo giocate in tutti e 3 i campi. Non è male, anche se vabbè è un po' difficile. Una carta jolly da usare in un po' tutti i deck, penso. Ma procediamo. Vabbè, il deposito in evidenza lo lascio per ultimo, dai. 200 crediti. Poi abbiamo Giganto, perfetto. 6-14, possiamo giocarla solo nel campo di sinistra. Andiamo avanti, prossimo deposito, ok. Abbiamo finito, ragazzi. E quindi ci rimane in teoria solo il deposito. Anzi, aspetta, perché nel negozio in teoria dovrebbe starci. Beh, a parte che con l'oro, no, qua per ora lasciamo così, non voglio nulla. Però ecco, qua non ho ancora scelto la mia carta della stagione, leader. Questa cosa che fa? Copia nel tuo lato le carte con più forza giocate dal tuo avversario durante questo turno. Oddio, è interessante come carta. È un 6-2, però giustamente c'ha un effetto abbastanza forte, molto forte. Però durante questo turno, no, una di quelle carte randomiche. Preferisco qualcos'altro da abbinare in combo, così a caso non mi piace. Qua invece abbiamo 3800 di quei crediti. O prendo queste qua, dai, per il content, così almeno prendiamo una quantità di carte industriali. Abbiamo
abbiamo 0. 1-3, alla scoperta rimuovi le abilità della prossima carta che giochi. Ok, quindi è un'ottima carta da usare in combo con una che ci va a contrastare in un qualche modo. Considerando che costa 1, è molto interessante. 1-3, ci sta, ci sta. Prossima carta, Arminzola. Ottimo, questa la volevo. Alla scoperta distruggi una carta alleata casuale che si trova qui e aggiungi delle sue copie negli altri campi. Questa è una win condition della Madonna e ci sta che l'abbia trovata, sono contentissimo. Per ora due carte molto buone, vediamo se anche la terza. Viper, è un 2-3, alla scoperta il tuo avversario ottiene il controllo di una delle tue carte in questo campo. Ecco, vedi, tipo questa andrebbe usata con una carta che ti ostacola, così la vai a dare a lui. Insomma, un po' particolare, questa non è che mi abbia fatto impazzire, ma ci sta. Adesso abbiamo l'ultimo deposito. Dai Thanos, ti prego, dammelo. No, peccato, non l'ho vista però sta carta. Un 1-2 Snowguard, finché si trova nella tua mano si trasforma ogni turno in un falco e in un orso. Cioè, questo è il falco, alla scoperta al prossimo turno ignora tutte le abilità dei campi, mentre da orso alla scoperta attiva l'effetto di questo campo. Carta molto molto particolare, però non mi fa impazzire perché è un 1-2. Comunque dipende anche dal campo, perché se magari hai quello che ne so, ti spuna un mostro di forza 9, ecco che allora giocare l'orso ci sta. Vabbè, è un po' particolare. E ragazzi, abbiamo finito, ho trovato non so quante carte. Comunque, per chi volesse sapere, il mio deck è appunto questo, come vi dicevo, basato sul Devil Dinosaur. Ci sono diverse combo interessanti, tipo The Collector con Angela e Kitty Pride. Questo trio è devastante. Più vabbè, tutte anche le altre carte basate sulla pesca, che servono sia per il Devil Dinosaur ma anche per il Collector. Comunque raga, mi raccomando, tanti bei pollicini in su, iscrizione con campanellina se siete nuovi. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima con un nuovo video. Bellissima.